In una squadra che si rispetti nel calcio moderno bisogna avere nell'ordine come punti di forza un attaccante, un difensore e un portiere. Nel Vittoria ad esempio i primi due rispondono ai nomi di D'Agosta e Capitan Nobile, mentre per il portiere c'è un certo Vitale che, arrivato quasi da semi sconosciuto grazie alle sue capacità tecniche, a Vittoria si è ritagliato un posto importante nella considerazione di tutti, e l'ultima gara contro l'Orlandina ha confermato questi dati. Secondo me il pareggio ci sta un po' strettino. Però alla fine in un campo difficile come quello di Capodorlando allo stesso tempo ci può anche andare bene. Questo ci credete sempre, insomma? Sì, il campionato è lungo, 5 punti non sono così tanti. Siamo lì, ci crediamo fino alla fine, sicuramente. Due torri a Orlandina, bisogna tifare due torri. Ma io spero in un pareggio, se devo essere sincero. Così possiamo prendere punti sia al Due Torri che all'Orlandina. E giustamente pensiamo a noi e dobbiamo vincere sicuramente la partita di domenica, che è difficile. Sì, con la C. Sant'Antonio, c'eri all'andata, sì. Che ricordi di quella partita? Mi ricordo che abbiamo fatto 0-0 lì. Anche lì abbiamo meritato di vincere perché abbiamo mancato un paio di occasioni da gol. Però è una squadra abbastanza tosta questa, che verrà qui sicuramente per cercare di fare il risultato. Però noi dobbiamo cercare a tutti i costi di fare questi 3 punti che sono fondamentali.